Sadhnam, benvenuti a questa nuova Sadhna Online, a questa nuova meditazione che faremo insieme per 11 minuti al giorno, per 11 giorni. Il lavoro che faremo questo mese è sul settimo chakra, questo loto dai 1000 petali che abbiamo sulla fontanella. E il motivo per cui lo facciamo è perché portare attenzione, equilibrare e avere un'esperienza del settimo chakra ci aiuta ad avere un'esperienza dell'infinito che è dentro di noi. Può suonare molto sottile, molto sfuggente e poco pratico, ma in realtà non lo è. Secondo l'Ayurveda, secondo lo yoga in generale, tutto ciò che compone, che fa vivere la natura, l'universo e tutto ciò che è creato attorno a noi esiste anche dentro di noi. E questo è quello che possiamo sperimentare ogni volta che, meditando in particolare, portiamo l'attenzione proprio sulla sommità del capo, perché questa è la fontanella, quella che i bambini hanno ancora aperta, che progressivamente si chiude, è la porta di accesso a questa consapevolezza. Per cui quando abbiamo un settimo chakra che funziona, equilibrato, forte, siamo in grado anche di alleviare le nostre paure di base. Il settimo e il primo chakra sono molto collegati. Quando abbiamo questa esperienza dell'infinito, sperimentiamo un maggiore sostegno, una maggiore fiducia, una maggiore sicurezza in noi stessi e confidiamo che qualcuno, qualcosa provvederà sempre a noi. Inoltre, il settimo chakra nello yoga è definito anche come la fonte di tutti i pensieri. Nel corpo fisico è la ghiandola pineale che si trova al centro del cranio ed è grande come un chicco di grano. Ma è appunto la fonte di tutti i pensieri, per cui lavorando in quella direzione, lavorando portandola alla nostra attenzione, piano piano sviluppiamo una maggiore capacità di selezionare i pensieri che vogliamo abitino la nostra mente e di scartare, di osservare e di lasciare andare i pensieri che non vogliamo che rimangano, che occupino spazio. E questo diventa, con la pratica quotidiana, diventa un qualcosa che sappiamo fare in automatico. Per cui la meditazione di oggi si chiama, è molto bella, Yogi Bhajan ha attinto in questo dalla tradizione ebraica, dal rito delle candele del venerdì, e si chiama infatti anche la mezza stella di Davide o il sigillo di Salomone, e lui diceva che porta grande salute, grande felicità e grande saggezza. Okay? Per cui si fa in questo modo, mettiamo le mani davanti al petto ma senza toccarlo. I polpastrelli di pollici, indici e medi si toccano, le dita stese, mentre anulare e mignolo sono separati. I pollici guardano verso l'esterno, mentre le altre dita guardano in diagonale, a un angolo di 45 gradi, cioè né verso il cielo e né in avanti. Il mento è leggermente raccolto, a fare doppio mento che ci piace tanto nel Kundalini Yoga per poter distendere il tratto cervicale e avere la fontanella ben direzionata verso l'alto. E gli occhi sono chiusi e immaginiamo li giriamo verso l'alto e immaginiamo di poter guardare attraverso il cranio, come se fosse trasparente, la fontanella. Quindi questo fiore di loto, lilla, Sahasrara, dai 1000 petali, appoggiato sulla nostra testa. Inspireremo dal naso, lentamente. Sospenderemo il respiro nei polmoni più a lungo possibile, per ognuno di noi sarà diverso, cercate di non forzare perché altrimenti vi metterete in tensione, fin quanto è possibile, è comodo. Quando ne sentite il bisogno, espirate di nuovo dal naso, lentamente e completamente, fino a sentire l'ombelico che entra verso la colonna e verso l'alto. E poi ricominciate subito, quindi inspiro. Sospendo e intanto continuo a rivolgere gli occhi verso l'alto e a guardare il punto alla sommità del capo, dall'interno. E poi, quando ne ho bisogno, dal naso espiro e ricomincio subito, quindi solo apnea positiva, non negativa. E immagino di respirare, immagino che il flusso del mio respiro passi attraverso la fontanella. Se mantenete l'immobilità per qualche minuto, comincerà a muoversi l'energia in quel punto, lo potrete sentire. Molto, è molto rapido come sensazione. Dove va la tua attenzione, il tuo focus, lì fluisce la tua energia. Quindi cerca di mantenere questa concentrazione degli occhi, dello sguardo interno, sempre verso questo punto. Sfreghiamo le mani per aprire lo spazio con i mantra del Kundalini Yoga. Portiamo le mani al centro del petto. Inspiriamo. Espiriamo.
e inspiriamo per vibrare il mantra. Om Prendi il respiro, espira, prepariamo il nostro timer su 11 minuti, entriamo nella posizione, chiudiamo gli occhi e cominciamo. Inspiro, sospendo.
inspira, sospendi il respiro e continua a rivolgere gli occhi verso la fontanella, sospendendo l'aria nei polmoni. Espira e rilassa, rilassa la posizione, rilassa lo sguardo, il respiro e ascolta quello che è successo. Se puoi prenditi un tempo, qualche minuto magari per rimanere un po' in ascolto dopo questo lavoro. E poi torna a sfregare le mani per chiudere lo spazio. Prana Mudra, inspira, espira, e inspira per vibrare un lungo Sat e un breve Nam. Sat.